Questa è una serata particolare per me perché oltre a avere Mimmo Epifani, che è un amico che conosco da alcuni anni, grazie a Ambrogio Sparagna me l'ha fatto conoscere, già ha avuto modo di esibirsi più volte qui a Fondi, sia da solo che in gruppo, ma anche perché c'è un personaggio della musica italiana molto importante che viene non proprio per la primissima volta a Fondi, perché gli Avion Travel sono stati a Fondi nel 1990, nell'occasione del Castello Armonico, lui l'ha ricordato, era l'inizio diciamo, del cambiamento dello stile degli Avion Travel, poi magari gli facciamo dire qualcosa, ed è Fausto Mesolella, chitarrista, compositore, autore di musiche da film, arrangiatore, collabora con grandi artisti, Giorgio Conte, poi ha collaborato anche nel disco degli Avion Travel in cui ci sono canzoni di Paolo Conte che conosce, della Scuderia di Caterina Caselli. Mimmo Epifani, dicevo, lo conosciamo perché è un grande esecutore, grande mandolinista a livello internazionale, virtuoso del mandolino, cultore della musica della pizzica, ma anche di altre contaminazioni come il jazz. Poi dopo magari vi chiederemo qualcosa di queste sue esperienze, parleremo anche dei progetti futuri di questi musicisti che non si fermano mai su quello che hanno realizzato, ma cercano sempre di andare avanti, come giusto che sia e come la buona musica sempre fa. Io ringrazio le autorità che sono presenti, anche gli ospiti che vengono da altre parti della nostra provincia, da Latina. E cominciamo subito, quindi chiamo Mimmo Epifani e Fausto Mesolella.
Allora, Fausto Mesolella, Mimmo Epifani, io non parlerò sempre, soltanto per introdurre, per presentarli. Questa era Canzone appassionata, e a Mario è uno dei più grandi compositori napoletani, figlio di barbiere, come poi Mimmo forse ci racconterà anche la sua esperienza, che trova per caso un mandolino lasciato da un cliente del padre, che lì ricomincia la sua grandissima carriera di compositore. Questo disco, questo pezzo è contenuto in questo triplo CD, questa sera noi presentiamo Mandolinata a Napoli, che è il triplo CD prodotto da Rai Thread di Mimmo Epifani con l'intervento di Fausto Mesolella. Sono 36 pezzi, perché sono 3 CD, poi alcuni sono in vendita e potete comprarlo alla fine, chi ha interesse a farlo. Adesso c'è tutta una scaletta che abbiamo preparato, e quindi credo che faremo almeno 4-5 pezzi, poi chiederemo qualcosa a loro due. Grazie. Allora. Voglio dire che questo è un disco che mi è stato commissionato dalla Rai, sì, è vero, sta scritto Mandolinata a Napoli di Mimmo Epifani, però io, senza l'apporto e diciamo così i consigli veramente fraterni e artistici del maestro Mesolella, questo diciamo piccolo mio antologia, non sarei riuscito a farlo. Quindi non è tutta opera mia, ma bensì quando uno fa una cosa perché c'ha le spalle coperte dietro. Quindi io ho fatto questo grazie a mio amico maestro Fausto Mesolella. Giustamente dice lo devo ancora pagare, vabbè, intanto insomma voglio dire, importante abbiamo fatto il disco, la musica c'è, insomma, tanto viviamo.
Pensate che questo brano era un anonimo del Novecento, si sapeva come. Una frase che mi ha colpito molto, questo, di questa canzone, che io poi le suono, ma non è che, non essendo di Napoli, però dice una frase, una delle frasi: sono lacrime d'amore e non è acqua. Questa era Due vecchi professori mandoline, non siamo noi, insomma, perché io, e l'interpreto io a modo pugliese, come ieri sera mi sono emozionato perché Virgilio, l'avvocato Palazzo, mi ha portato in una barberia dove facevano musica, chitarra e mandolina, e facevano il primo pezzo che io ho imparato sul mandolino, che è Esperienza perdute. Allora ieri sera mi sono sentito un po', insomma. Thank you.
Thank you.
Thank you.
il maestro Fausto Mesolella. Thank you.
Noi le interpretiamo a modo nostro, insomma, le canzoni napoletane io penso che sono talmente belle che non bisognerebbe, insomma, però le interpretiamo a modo nostro, cerchiamo di farle. Grazie veramente della, come si dice, calorosità, si può dire, sì. L'applauso, insomma, uno di Brindisi, uno di Caserta, insomma. Thank you.
Alleluia. Regina, vuoi dire due parole? Thank you.
Signori, questo Fausto Mesolella, Mimmo Epifani. La melodia napoletana, che è bellissima e struggente, ma dipinta da questi due grandissimi musicisti, viene esaltata ancora di più. Questa è la prima parte del concerto, chiamiamolo concerto perché è un vero e proprio concerto, non ho voluto interrompere perché era così bello ascoltare queste note e poi le interpretazioni che sono state date da loro. E adesso facciamo un piccolo intermezzo diverso. Mimmo Epifani, con la produzione artistica di Fausto Mesolella, ha pubblicato nel 2008 un altro disco che è Zucchini Flowers, dove c'è la sua musica, ci sono 9 pezzi scritti da lui, più 3 pezzi classici, Modugno, che abbiamo già sentito con Resta con me, Nino Taranto e il terzo, non ricordo, un altro classico che è stato fatto da Mimmo Epifani in questo disco. Adesso loro hanno in progetto la realizzazione di un disco di Matteo Salvatore. Ecco, mancava il pezzo di Matteo Salvatore. Matteo Salvatore è un grandissimo cantastorie pugliese. Sì, sì, è di Apricena, provincia di Foggia, io oserei dire. Ma dobbiamo anche dire, svelare una cosa, quasi scoperto da Giuseppe De Santis. Sì, perché... allora, Matteo Salvatore venne dalla Puglia a Roma, arriva a Roma e girava per i ristoranti, per le osterie dove si faceva musica negli anni 60, cantando le canzoni napoletane, perché era convinto che giustamente doveva fare le canzoni per gli stranieri, insomma, per i turisti che stavano lì, quindi si cantava le canzoni foggiane, a Bacia la Marina si vendono un pesce, sta cosa, non ne capiva nessuno. Quindi allora lui faceva Sole Mio, faceva le canzoni napoletane. Quando una sera, una bella sera, stava lì in un ristorante e incontrò un signore, certo Giuseppe De Santis, come Matteo l'ho conosciuto, ci sono andato insieme, e mi raccontava questo fatto. Si è detto a tavola, diceva, tu perché non canti le canzoni foggiane, ma, no, ma non ne capisce nessuno, non ti preoccupate, faccio suonare io. E di là poi Matteo diventò, insomma, il cantastorie della Puglia, insomma, no? Il capostipite, e cominciò a cantare le canzoni pugliese. Fu scoperto, insomma, su consiglio di Giuseppe De Santis, a cantare le canzoni del suo paese di Aprocina, provincia di Foggia. Ecco, adesso c'è un progetto di Mesolella Epifani sulle musiche, sulle canzoni di Matteo Salvatore. Adesso Mimmo farà 2 pezzi di Matteo Salvatore. Sì, giusto un'anteprima per... Un'anteprima del nuovo disco, poi credo che farei un altro pezzo di Zucchini e Flowers e poi Fausto Mesolella ricorderà Nino Rota, il centenario della morte di Nino Rota, ma gli Avion Travel hanno già realizzato nel trentennale della... oggi è il centenario della nascita, voi avete realizzato nel trentennale della morte già un disco anticipando festeggiamenti e farei sentire un pezzo che tutti conoscono. Allora Matteo.
Matteo, cominciamo così, dice: popolo dello paese, sentite, sentite, sentite. Per ordine di Sua Eccellenza lo corte di Pino, lo Podestà, lo Vito, lo politico di Pisa, della provincia di Brindisi, di Lecce, di Taranto e di Foggia, gli è proibito. Gli è proibito. Tutte le femmine hanno affigliato. Perché la popolazione ha da aumentare. Poi diceva così: Pinno figlio, 3.000 lire. Ciera mascolo, 5.000 lire. E se poi lo chiamava Benito, doppio premio e favorito. Allo tempo degli fasciste attaccavano le manifeste e la femmina era figlia, la popolazione era aumentata, Pinno figli 3.000. Ci era mascola 5.000. 5.000 lire. E se poi lo chiamavo Benito, doppio premio e favorito. So passato nu piccada, cioè passato un po' di tempo, si mechine di guagliuna, cioè hanno prolificato, come si dice, tutto scause e affamete, cioè senza scarpe affamete, cud premi a noi ci arruvenete. Hitler e Mussolini sono stato due assassini, hanno voluto ci fa la guerra per conquistare cielo, mare e terra. Sangue di chi te morta con ti pozza nacida in canna allo sangue di che te stramorte che te possene strangolare.